Basso. Buonasera. Ben ritrovate. Volevate venire, se no? Niente. Beh, Milano. Hai fatto Formentera. Hai fatto Formentera. Hai fatto Ibiza. Hai fatto la Sardegna. Vabbè, che neanche te lo dico, tu praticamente. Ci vuole ogni tanto. Ma ci vuole ogni tanto cose che tu sei sempre in vacanza. Sempre. Basta, hai finito? E altri rumori dei tuoi compagni dell'asilo che ci sono qui in studio. E poi ovviamente dovremo parlare di calciomercato con Luigi Lavecchia, con Paolo De Paola. E sarà il mercato degli attaccanti, sarà un giro di bomber molto interessante. Quanto riguarda il mercato, io sinceramente... La Lazio è incompleta, la Roma è senza punta. Sto dicendo però delle prime... Pavard, sono d'accordissimo con lui, su Arnautovic... Ho contattato Simone Giacchetta, direttore della Cremonese, ho chiesto se fossero interessati a Massimo Coda, ma la risposta è stata non credo. 3-5-1. Voilà, sono lenti. Aspetta che ho le lenti. Ma cosa? È appunto, proprio perché hai le lenti. 3-5, dai. 7-7-9-0-7-0-6. Brava. Che domani a memoria però, eh? Mi raccomando. E le lenti servono proprio per vedere... Beh, ma... Se mi fai leggere le quote già faccio un po' fatica. Le quote? Mm. Era un numero di telefono, Chiara, era un numero di telefono, non era... Non le quote. Dopo ti faccio leggere le quote. No. 1x2, 1,50, 4,70, no. Vittorio Di Gaetano, il 19 fattoriale. No. Hai capito la storia del 19 fattoriale? No. Non c'era. A tra poco. Mi rendo ridicolo, sei più bella di Mykonos, prendi il mare allo... Arrivo per loro. Mi risponde assolutamente no. Chiara? Ho contattato Giovanni Corrado, amministratore delegato del Pisa. Ho chiesto se fossero interessati ad Elia dell'Atalanta, ma ancora non ho ricevuto nessuna risposta. Bene, grazie. Poi quando non vai in vacanza, vieni, noi siamo qua. Tempo libero, grazie. L'area Bianchi, ciao. Grazie, l'area. A voi.